Eder, Mac, Pallister. Dopo l'esame di guida, durante il quale non ha ottenuto l'esito sperato, Alessio, un ragazzo di 19 anni residente a Soliera, non è più tornato a casa. La sua scomparsa è stata notata dalla famiglia lunedì 9 ottobre e preoccupata ha allertato le forze dell'ordine. Per aiutare nella ricerca è stato diffuso un post su un gruppo Facebook cittadino con la descrizione del 19enne e una sua fotografia. Al momento della scomparsa Alessio indossava una maglietta gialla, jeans e sneakers bianche e rosse. Scomparso Jonathan, di 39 anni, abitante con la sua famiglia a Cintolese, frazione del comune di Monsumano Terme, Pistoia. Domenica 8 ottobre è uscito di casa a bordo della sua auto, poi ritrovata, per andare a pranzo. La sera dello stesso giorno è stato ripreso da una telecamera di una pizzeria a Chiesino Zanese, Pistoia. Non ha con sé il cellulare, ma ha i suoi documenti. Indossa un orecchino e potrebbe avere gli occhiali da vista. Le speranze di ritrovare Lucio Petronio vivo si sono dissolte. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dai carabinieri forestali, nei pressi delle sorgenti del Frida, a Mezzana di San Severino Lucano, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, a diversi chilometri da Piano Iannace, luogo dove era stato visto per l'ultima volta fino a qualche ora prima della scomparsa. È stato così chiuso il triste epilogo di una vicenda che lascia ancora misteri da svelare. Sul posto si sono recati i carabinieri forestali, i vigili del fuoco e l'unità cinofila e speleologica per il recupero del corpo. Contestualmente è giunto anche il dottor Dario Mogavero della procura di Lago Negro e il medico legale Adamo Maiese. La salma verrà trasferita all'ospedale di Lago Negro, dove verrà effettuata l'autopsia venerdì. Crescono i dubbi sull'ultima ora di vita del settantenne, ex dirigente del Centro Salute Mentale di Lecce. In particolare sulla versione fornita dal figlio, che aveva parlato di un'escursione nell'area compresa tra il santuario della Madonna del Pollino e Serra Crispo, quindi tra i 1500 e i 2000 metri, ben più in alto rispetto al punto in cui è stato ritrovato Petronio. Il medico leccese conosceva bene questi sentieri, avendoli frequentati per 20 anni. Restano ancora da chiarire il mistero sul cellulare rinvenuto sabato ai piedi del Serra Crispo e la versione del figlio. Il figlio del medico leccese aveva perso i contatti con il padre attorno alle 13 di venerdì, chiamando i soccorsi alle 16 una volta rientrato nei pressi del santuario. Nonostante l'aiuto di droni e unità cinofile, non erano state trovate tracce dell'uomo. Si lavorerà nelle prossime ore per svelare il mistero. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.